Ho dedicato la mia vita all'insegnamento affinché le nuove generazioni sappiano costruire il loro futuro con piena consapevolezza del valore delle regole che sono la base di una convivenza che possa dirsi civile. Per la nostra terra occorrono sgravi fiscali per le imprese che assumono giovani a tempo indeterminato. Occorrono infrastrutture, collegamenti nuovi e moderni e misure straordinarie per turismo e cultura. Il 4 marzo costruisci il futuro dell'Italia e dai forza all'Italia.